Benvenuti alla nuova puntata di Amore a Prima Vista. La scorsa puntata ci siamo lasciati fuori allo swing, con il dubbio se Luca era all'interno del locale o no. Come andrà a finire? Hai visto com'è bello lo swing? Sì. Questo locale è di amici, c'è Joseph che fa dei cocktail e dei cicchetti che sono una meraviglia. Accomodati. Joseph, buonasera. Stasera siamo con Amore a Prima Vista. Questa mia amica ha avuto una brutta delusione e gli dobbiamo far dimenticare tutto. Fammi due cicchetti come già sei tu e facci sentire male. Vi preparo un bel drago blu, un qualcosa che vi lascerà un po' senza fiato, diciamo così, se seguirete le mie istruzioni. Mamma mia, che sta creando? Martina, che ne pensi? Che ci sta là? Beh, si dice che l'alcol faccia dimenticare. Perché abbiamo qualcosa da dimenticare? Non abbiamo nulla da dimenticare. Quindi? Però sicuramente, diciamo, la lettera mi ha spezzato un po'. La notte è giovane, Martina, viviamo la vita. Joseph, che ci hai preparato? Un qualcosa che vi lascerà senza fiato. E come possiamo berlo? Ora vi spiegherò. Dai, mostraci. Oddio mio, lo sta bruciando, Martina. Dopo che avete spento la fiamma dovete mandarlo giù o tracannarlo, che è la traduzione insomma dello swig, tracannare, e il resto viene da sé, diciamo così. Martina, 3, 2, 1, start! Oh my god! Scusa, ma perché a lui non gli fai il drink che gli hai fatto a noi? Perché voi mi avete dato, diciamo così, un po' libero arbitrio in certo senso. Cosa stai bevendo? Vodka e cola, il cicchetto. Cicchetto, ma vieni spesso qui? Sì, sì, molto spesso. Vodka e cola, secondo me è da bere, Martino, guarda. Però guarda, è marrone. Non è blu come il nostro, il nostro era cattivo, c'era il fuoco. Vuoi assaggiare? Cioè, io me ne vado, ti lascio dimenticare in pace. Io vi lascio, come non puoi, io me ne lavo le mani, vado a bere qualcosa fuori. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight while I can fight. E dopo la delusione che ha avuto la nostra amica Martina da Luca, finalmente, come posso vedere, ha trovato un amico giusto per questa splendida serata qui allo swing. Ma io sono tipo molto un piccione, non mi faccio mai fatti miei. Voglio vedere un po' chi è questo ragazzo e se vuole partecipare finalmente ad Amore a Prima Vista. E adesso devo dare fastidio, buonasera, fate bravi, qua già il sangue bolle, eh? Allora, tu già l'hai conosciuto, io non lo conosco, facciamo le presentazioni, sono Mr. Antoine. Piacere, Vincenzo. E noi siamo Amore a Prima Vista. Sì. E ho conosciuto la nostra amica Martina, che è la tronista della nostra trasmissione. Allora Vincenzo, come, quanti anni hai? Io ma ti faccio 20. Di dove sei, Vincenzo? Il corso Vittorio Emanuele. Cosa ne pensi della nostra bella Martina? Carina, molto interessante con quella fine. Allora, se accetti di partecipare ad Amore a Prima Vista, il nostro reality, avrai occasione di corteggiarla per 7 giorni. Va bene, sono disposto perché mi interessa, molto carino. Solo che c'è l'unico problema, dai 7 giorni lei già ne ha spiegati 3, quindi a te ne rimarranno soltanto 3. No, altri 3? Ce la farai a questa arda impresa? Mi trovo dovrei da fare allora. Ha ragione, ha ragione. Martina, io ho fatto tutto da solo, ma a te Vincenzo, un po', piace? Sì, io credo che nemmeno lui sia in grado di corteggiarmi. Lo volevamo far provare? Sì, ma 19 anni, che posso aspettarmi? 20, Martina! Quasi. Quasi? Io quasi 22. Allora io vi lascio un altro po' qui allo swing, me ne vado e vi faccio parlare un po'. Poi organizziamo un'esterna per domani. Per te va bene un'esterna per domani? Va benissimo. 3 giorni, ce la farai? Credo di sì, ce la faccio, faccio il mio possibile. Tutto questo è Amore a Prima Vista. Questo bacio è per sempre, fra milioni di baci, siamo stelle capaci a brillare di giorno. Questo bacio è per sempre, dalle labbra alla punta dei piedi.
avrà come un bacio per sempre. Ti ho detto mai. Vincenzo, ci siamo visti stasera qui alle 9. Amore a prima vista. Ti mancano ancora 2 giorni per corteggiare Martina. La prima uscita conosciuta qui allo Swing, prima serata non vi conoscevate, reality, ci siamo incontrati per caso, forse il fatto che ci ha fatto incontrare. Ora siamo qui, lei tra poco arriverà. Velocemente, poche impressioni su Martina. Non lo so, visto che ho 2 giorni faccio il possibile per corteggiarla, però non lo so, questa esterna non mi è andata molto bene perché non lo so. Io cerco una ragazza molto seria, questo faccio questo programma e sinceramente lei 21 anni, io ho quasi 20. E lei ha detto che io non sono maturo, lei che mi ha baciato la prima uscita, secondo me non è molto seria. Però non lo so, Antonio. Ce la giochiamo. Vincenzo, io ti spiego un po' il gioco come funziona, perché diciamo, incontrandoci per caso è stato più un fatto della, per la telecamera, quindi non ci siamo resi conto di cosa stava succedendo. Il nostro gioco avviene in 7 giorni. La tronista sceglie un ragazzo che la corteggerà in questa fine di questa settimana. Lei ha già perso 3 giorni perché la persona che prima aveva scelto gli ha dato bidone con una lettera, adesso ci sei tu. Se tu ti affezioni a lei, arriveremo alla scelta. Se lei dirà di sì, voi vincerete un viaggio e farete un weekend insieme. Se lei dirà di no, lei manterrà il trono e tu perderai. Ma se nel caso lei dovrà dire sì e tu dirà di no, tu sarai il prossimo tronista di Amore a Prima Vista. Allora io lascio questa esterna a te. Il fatto è dalla tua parte. Martina è con te. Tu sei pronto? E allora partiamo con Amore a Prima Vista. Ecco arriva lei, la vedo, un bacio e poi mi siedo. Sei bella davvero, vestita così, tu mi prendi troppo, sì. Hai sciolto i capelli, stai bene però, gli occhi si. Amore a prima vista, 4º giorno con Martina qui che ha regalato un altro bacio. Martina, cosa è successo? La prima correzione è un altro, perché con lui quel bacio non c'è stato. Io ricordo di sì. No, c'è stato che lui ci ha provato ed io sono fiera di non averglielo dato, perché i baci non si regalano. Questo è stato un bacio comunque portato all'attrazione, Vincenzo è un bel ragazzo. Mi dispiace che sia più piccolo di me come Luca. Mi avrebbe fatto piacere conoscere un ragazzo di un'età più matura, anche se forse gli atteggiamenti sarebbero stati gli stessi. Il bacio è stato portato all'attrazione, tendo a precisare che non è stato assolutamente un dispetto a Luca per 2 motivi. Il primo è per cui gli avevi dato troppa importanza e il secondo è perché diciamo che se non ci fossero state le telecamere sarebbe successo lo stesso. E quindi ci ho tenuto a precisare questa cosa nel rispetto di entrambi. E sono appunto fiera di aver baciato in questo programma un ragazzo come lui e non come Luca. E sono contenta quasi che mi sia arrivata la sua lettera. Martina, io devo dire una cosa. Tutto questo l'abbiamo preparato. No, lo devo dire. No, lo devo dire. Questo era uno scherzo di Luca per vedere la tua fedeltà. Ti sta vedendo in diretta. Luca, ma il bacio era vinto. Illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Amore a prima vista, questa notte qui per scoprire questo nuovo sentimento, questa nuova passione, una nuova coppia, Martina e Vincenzo. Come sarà andata? Scopriamolo. Ragazzi, voi vi andate solo a partare. Questo mi fa pensare in un'attrazione in Vincenzo, Martina. Com'è andata? Sì, è andata bene. Troppi baci! È lui. E se Vincenzo questa sera è solo un ragazzo palo che ha fatto, diciamo, la marchetta al nostro amico Luca? Che ben venga. Quindi se dovresti scegliere tra Luca e Vincenzo adesso? In questo momento Luca non lo sceglierei a prescindere, per me lui è in questo momento l'unica opzione. Perché Luca dopo la lettera per me è uscito completamente fuori dai miei programmi. E se la lettera sarebbe stata finta? Ha sbagliato ulteriormente.
Vincenzo, com'è andata stasera? Bene, bene, stiamo entrando più intimamente. Penso che andrà avanti, no? Allora domani ci sarà un'altra esterna? Ti confermi? Diciamo che se la notte porta consigli, io stanotte ci voglio pensare. Perché comunque passare in maniera, diciamo così, veloce da un corteggiatore all'altro non... ha bisogno di una riflessione. Ricordate, non potete scambiarvi numeri, niente Facebook, niente contatti. Le vostre password sono in redazione, io vi sto controllando. Domani ci sarà un'altra esterna. La risposta sarà nel confessionale di domani. Vincenzo, tutto sarà domani. La notte dà consiglio e noi siamo amore a prima vista. Tra Martina e Vincenzo ci sarà un'altra esterna, la notte porta consiglio. E Luca, che fine ha fatto? Scopriamolo con la prossima puntata di Amore a Prima Vista. To heal, this pain is just too real. There-